Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci hai condotto qui anche questa sera. Ti benediciamo perché tu sei il nostro Signore. L'essere Signore per te significa dominare su di noi con il tuo amore. Il tuo regno non è come i regni di questo mondo. Tu ci ami e per questo vieni incontro ai nostri bisogni. Tu sei il buon pastore che conduce le pecore al pascolo. E se qualcuna è ferita, la raccoglie, la mette sulle spalle e la conduce. Tu ti prendi cura della pecora grassa, ma soprattutto della pecora magra. Tu ti prendi cura di tutte le pecore, perché sei il pastore buono, quello che il Padre ha promesso di dare e quello che tu stesso hai detto di essere. Ecco, proprio in Giovanni leggiamo: io sono il buon pastore offre la vita per le pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me ed io conosco il Padre e offro la vita per le pecore. Signore Gesù, tu sottolinei che offri la vita per le pecore, ti esponi alla morte per noi. Tu sulla croce hai offerto la vita per noi. Tu ci hai sottratto al peccato col sacrificio della croce. Tu ci hai sottratto al dominio del maligno, che è stato detronizzato. Una volta che tu, sul legno della croce, sei diventato il re degli uomini. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché tu sei il nostro Signore e il nostro buon pastore. Canto 388 e 181. Il Signore ci ha invitato ad uscire dalla nostra tristezza ed è bene che usciamo da noi, dal nostro mondo interiore in cui ci ripieghiamo. È necessario questa sera andare incontro a Gesù, il pastore buono che si prende cura di noi senza paura. La più grande nemica nostra è la paura. Il Signore ha vinto il male e non dobbiamo avere più paura. Affidandoci a Dio, la paura non ha più un motivo di esistere. Alle volte la paura è così dentro di noi per il male che noi abbiamo, per una malattia che abbiamo. Temiamo la morte, temiamo una lunga degenza, ma non dobbiamo temere. Dio è con noi, Egli è consolatore potente ed Egli guarisce. Ogni malattia ha diverse dimensioni e quando il Signore non ci guarisce nella dimensione oggettiva, ci guarisce nella dimensione soggettiva, dandoci la pace, la serenità, qualche volta la gioia di offrire a Lui
il nostro male, di offrire a Lui le nostre sofferenze per il bene nostro e il bene degli uomini. E allora che la malattia si tramuta in un dono che viene offerto al Signore, non soltanto per noi, ma per gli altri. Allora noi diciamo che la malattia è vinta, è guarita nella sua dimensione psicologica, ed è quello che noi chiediamo questa sera, ma chiediamo anche che il Signore ci guarisca da tutte le malattie fisiche, secondo quello che Egli dispone, perché ogni guarigione viene da Lui. Comunque non bisogna avere paura del male, della malattia, non bisogna avere paura del passato nostro. Tante volte noi viviamo nel presente il nostro passato, i nostri mali gravano su di noi per il ricordo insistente della nostra memoria, ma il passato ormai è distrutto dalla misericordia di Dio. Alle volte temiamo l'avvenire, che sarà di me, ma abbiamo Dio con noi. Se noi abbiamo fede in Lui, nella Sua provvidenza, nel Suo amore di Padre, non dobbiamo temere. Ecco perché dobbiamo uscire dalla nostra tristezza, dalle nostre paure, e allora cantiamo, cominciamo a cantare. Avanti. La paura non temere, avanti, cominciamo. Alle volte noi temiamo i maghi, qualcuno che mi fa una fattura, qualcuno che mi può fare del male e mi fa un sortilegio. Non dobbiamo temere, sono paure che non trovano consistenza nel cristiano, se il cristiano ha fede. Per cui non dobbiamo temere i maghi, i fattucchieri, quelli che girano attorno a noi, ma non possono tenerci prigionieri, farci prigionieri del male, se noi confidiamo in Dio, perché Dio ci libera, Dio ci slega, Dio ci preserva da ogni male. E allora diciamo così: i maghi non temere. E allora è bello sentir cantare i sofferenti, è bello sentir cantare i giovani, ai tanti che hanno tanta forza, tanta voglia di vivere, ma è ancora più bello sentir cantare chi soffre. Uniamoci gli uni gli altri nell'amore di Cristo e sentiremo la solidarietà tra di noi. Quando noi siamo uniti, siamo più forti, ci sosteniamo gli uni gli altri, e il buon Dio, quando ci vede uniti, si muove a commozione, a misericordia di noi. È il maligno che ci vuole dividere e distruggere. E quando noi invece ci uniamo gli uni gli altri nella carità, nel perdono vicendevole, allora il Signore è buono con noi e ci concede grazia. E allora perdoniamoci gli uni gli altri in questo momento, per creare in noi quelle disposizioni ottimali per avere dal Signore ogni grazia. Ci teniamo per mano gli uni gli altri e preghiamo l'unico Padre, il Padre del Cielo, perché ci perdoni i nostri peccati, ma dobbiamo perdonarci di cuore, condizione necessaria per avere la guarigione e il perdono. Senza perdono non c'è guarigione. Ricordate quel passo del Vangelo, quando si presentò al padrone, al re, il suo amministratore che aveva frodato molto, ma molto,
e quando fece i conti ci si accorse che era debitore di 10.000 talenti, una cifra enorme per quei tempi, anche per i nostri. Facendo un po' i conti, verrebbero circa 10 miliardi di oggi. Debitore 10.000 talenti d'oro, e non aveva come risarcire il padrone, il re, che aveva frodato. E allora il re disse: bene, venderò te, la tua casa, i tuoi figli, e mi risarcirò in parte del danno che mi hai recato. Ma quel poveraccio si buttò per terra, cominciò a piangere, a gridare: pietà di me. E siccome quel re era molto pietoso, cioè aveva un cuore pieno di pietà e di misericordia, gli disse: alzati, non se ne parli più. Così con un colpo di spugna cancellò il debito di 10.000 talenti, 10 miliardi. Figuratevi la gioia di quell'uomo, uscì dal palazzo gongolante di gioia. E incontrò un suo collega che gli doveva la misera somma di 100 denari, 10.000, 20.000 lire, non più, facendo i conti. E gli disse: tu, caccia fuori il denaro, altrimenti ti strangolo. Quello disse: aspetta ancora un giorno, due giorni. No, devi cacciare subito il denaro, altrimenti ti strangolo. E lo conduceva. E allora ci fu qualcuno che aveva assistito alla scena del mattino e adesso assisteva alla scena del pomeriggio. E andò dal re e disse: signore, passa questo, questo e questo. Ah. Mandò i soldati, lo fece arrestare e quando fu davanti disse: servo malvagio, cattivo, disgraziato, come questa mattina io ti ho condonato 10.000 talenti, 10 miliardi, e tu, strozzino che sei, non sei stato capace di condonare e di perdonare al tuo fratello la misera somma di 100 denari? E allora comandò i servi: prendetelo e buttatelo in prigione, finché non sconti a giorni di carcere tutto il debito contratto con me. Così il Padre mio farà con voi, se voi non vi perdonate gli uni gli altri. E sapete, quell'uomo è ancora in carcere, perché per scontare 10.000 talenti, 10 miliardi a giorni di carcere, passano secoli e secoli. Così farà il Padre vostro con voi. Questa parabola, questo paradosso, disse il Signore per invitarci a perdonare a vicenda il proprio fratello, perché i debiti che noi abbiamo con Dio sono grandi, enormi, come 10.000 talenti, e vale la pena condonarci gli uni gli altri i piccoli debiti che abbiamo per ottenere il condono da Dio. Per questo nel Padre nostro noi diciamo: perdona a noi i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. E allora perdoniamoci a vicenda, dicendo insieme il Padre nostro, e il buon Dio perdonerà a noi e la guarigione fiorirà nel nostro cuore. Padre nostro, il perdono
che noi ci diamo è il trionfo dell'amore di Dio dentro di noi. Dobbiamo far trionfare l'amore di Dio. Ecco, allora concludiamo questa prima parte. L'amore del Signore è meraviglioso, ha trionfato su di noi.